Oggi voglio parlarti di un personaggio particolare, un personaggio curioso, un uomo che dal nulla ha creato un mondo intero. Un uomo verace che arriva dal sud e che con la sua grinta e la sua forza, nonostante in passato sia stato tradito, ferito e nonostante la morte di un personaggio, di un compagno caro, lui ha creato un'attività intensa, un'attività particolare a favore delle persone disabili. Abbiamo qui con noi Alfonso Chiarenza. Benvenuto, Buongiorno, Alfonso. grazie, grazie Giovanna. San Io so che tu arrivi dalla Sicilia, sei di Caltanissetta, Cataldo, San un paese Cataldo. vicinissimo a Caltanissetta. Tu non sei, precisiamo a chi ci segue, che tu non sei un uomo che arriva da una famiglia benestante, sei uno che si è fatto da solo e quindi dal nulla ha creato un qualcosa di importante, un'attività, Qualcosa un che mi futuro piaceva. che ti piaceva e che comunque ti ha portato ad avvicinarti alle persone disabili e quindi alle persone bisognose. Sì, perché fin da piccolo, quando dovevo scegliere se uscire con un ragazzino della mia età o una persona anziana, un vecchiettino, me ne andavo col vecchiettino, perché a me mi sono sempre piaciute le storie raccontate dagli anziani, dalle persone grandi. Quindi anche le storie vissute intensamente, dove c'era comunque della realtà anche cruda, perché io so che tu hai vissuto anche in passato delle realtà crude che ti hanno comunque rafforzato Sì, e in mi un hanno certo senso, la rafforzato morte sì, anche di un di un amico, sei amico, un stato amico anche che mi ha. tradito nei sentimenti, Sì, nella tua dare troppa sensibilità. fiducia alle persone ho avuto delle conseguenze un po' sgradevoli che mi hanno però dato più forza e mi hanno formato ancora di più. Qual è stato il momento in cui ti sei avvicinato alle persone veramente in difficoltà, alle persone bisognose e ai disabili? Qual è stata la molla che ti ha fatto dire ok, adesso ci penso io a queste Dopo persone? quell'esperienza negativa che ho avuto, perché mi sono fidato un po' troppo di persone un po' più grandi di me, io avevo sui 25 anni, mi sono fidato un po' più. Quando mi è successo una cosa che ti segna nella vita, ho capito che stavo meglio cioè mi sentivo bene con persone grandi di età. E mi sentivo bene vedere il sorriso delle persone disabili che, nonostante avessero delle malattie o un qualcosa, stavano sempre allegre, mi davano carica. Quindi a quel punto poi ho avuto la fortuna di conoscere un signore, che poi è morto, quello che parlavi prima, è morto il signor Sergio Schiaffonati, che in poco tempo gli ho avuto un tumore al pancreas e sono andato a trovarlo. Ho vissuto con lui tutte le esperienze, come una persona che ha il tumore, sa, la chemioterapia, perdita dei capelli. Quello mi ha fatto una tenerezza quel signore ed era lui che mi aveva avvicinato al settore della disabilità, perché è venuto dall'Inghilterra con un'idea innovativa, bellissima, è stato il primo negli anni 90 a portare le vasche accessibili per i disabili. Ecco, questa è un'attività che comunque tu hai cominciato ad avviare e ti ha anche appassionato, quindi ti ha anche avvicinato ai sentimenti delle persone bisognose e alle persone in difficoltà. Quindi anche in un certo senso tu sei uno di cuore buono, Sì, perché il tuo è sì. uno sguardo di una persona comunque che ci mette passione, sentimento e non fa le cose tanto per. Io so che tu anche cerchi in un certo senso di sensibilizzare quelle che sono anche le autorità ai fini di facilitare, di semplificare queste situazioni in modo che anche le persone in difficoltà che non hanno denaro e vivono la miseria, e oggi ce ne sono tante, in modo che anche queste abbiano anche dei prodotti, degli ausili per poter avere una vita più semplice, più facile, no? Sì, Giovanna, sensibilizzare, lo Stato, la Regione, il Comune è un po' difficile perché ci sono delle normative, delle leggi che bisogna rispettare e non è che lo Stato è una persona fisica, addirittura aiuta questa persona. Si può pensare, poi io, cioè, ho un'idea su come poterla aiutare facendo guadagnare anche le Regioni.
su questo settore qua, ma dato che è una cosa lunga, è una cosa un po' aleatoria, l'unica cosa che posso fare materialmente è quello di aiutarle personalmente. Infatti mi ricordo sempre una scena ad Arcore, quindi il paese di Berlusconi. C'è un centro diurno per anziani che non avevano nemmeno i soldi per comprare una vasca accessibile. Io l'ho donata. Abbiamo fatto chiamiamolo una presentazione, quindi sono arrivato un 40-50 persone del centro diurno, quindi invalidi, in carrozzina, e io dovevo spiegare l'ausilio e vedevo guardandoli in faccia che erano contentissimi di quell'ausilio, piccolo ausilio che gli avevo dato, quella vasca. E questo mi ha fatto una tenerezza guardare quelle persone. Perché ad avere un qualcosa che non potevano permettersi di averlo. C'è una legge fatta benissimo nell'89, la legge 1389, che dà dei contributi per abbattere le barriere architettoniche, sui 3.000 euro di contributo, quindi potrebbero pagare tutto l'ausilio che danno. Però la cosa strana qual è? Che prima di darti il contributo, devi pagare. Però molte persone Non non hanno la hanno. possibilità di anticipare, quindi non Ecco. avranno mai la possibilità. Quindi la Questo è cosa il problema. strana è che dovrebbero dare questo contributo anticipato, nel senso toglierlo a quelle, perché viene dato a tutti il contributo, anche a persone che sono milionarie, perché non c'è limite del reddito. Quindi dovrebbero un pochettino correggere la legge, darlo a persone più bisognose, ma daglielo subito, perché se non hanno la possibilità di anticipare, quanto potranno farlo? Mai. Beh, certo, questo è un problema che purtroppo non possiamo affrontare noi, però chi ne ha di competenze, Sì, ma se si giustamente. mettono un po' a capire, a studiare il settore, non è che è un contributo perso, è un investimento per le regioni. Perché quando tu lo sai, cioè le persone di una certa età, una caduta, una rottura di femore viene a costare alla regione minimo 40.000 euro fra intervento e riabilitazione. Con quel piccolo contributo si potrebbero evitare tante fratture, quindi si va a guadagnare, non si perde dando quel contributo, ma anticipato, non dopo, perché chi ha bisogno oggi, non l'ha bisogno dopo che cade o dopo che già si fa male. Certo. Senti Alfonso, so che stai facendo, stai puntando verso l'estero per fare questa tua, espansione, questa tua attività, no? Verso quali paesi e perché, Io ho diciamo? pensato a questo perché sono arrivate con soddisfazione delle richieste anche da altri paesi fuori dall'Italia, anche dall'Israele, dalla Russia, dalla Romania, India. Quindi questo settore è un settore comune a tutti i paesi europei, a tutto il mondo. Quindi questo problema della disabilità o delle persone anziane, perché la persona anziana, a mio parere, è disabile. È Certo, disabile nei certo. movimenti, è disabile in tutto, quindi non è Siamo tutti disabile destinati a diventare a disabili, diventare questo disabile, quindi ci giustamente. vorrebbe un investimento strumentale fin dall'inizio, non lo so, per aiutare, per prevenire tanti problemi che possono succedere, perché l'80% degli incidenti domestici succede in bagno, succede in cucina, quindi perché non prevenire problemi a priori? Con Certo. semplici accorgimenti, basterebbe un maniglione che potrebbe risolvere un problema di una persona che cade. Senti, per un attimo vorrei tornare un po' più in intimità con te, vorrei conoscere un po' di più Alfonso Uomo. Vorrei che mi parlassi un po' più della tua vita, delle tue esperienze che comunque ti hanno aiutato a crescere, aiutato ad avvicinarti al mondo in un certo senso della disabilità. E quali sono anche i tuoi ricordi più belli di quando eri ragazzo? Il E mio anche quelli ricordo meno belli, giustamente. più bello è il piacere di aver conosciuto una persona grande, grande di cuore, buonissima, che mi ha fatto conoscere questo settore della disabilità, quello che parlavo prima, col signore che poi
è stato male, mi ha dato una forza, quella sua scomparsa, che io dovevo continuare quello che aveva iniziato lui in Italia. Che è stata la prima persona che in Italia si è occupato di barriere architettoniche nell'abitazione privata. Senti, se tu avessi adesso qui una bacchetta magica, cos'è che cambieresti? Tu vai nei bar, vai nei ristoranti, trovi il bagno uomo, bagno donna e bagno disabili. Quindi il bagno disabile non uomo e non donna, quindi disabile bagno. Giustissima osservazione. Quindi non è che il disabile vorrei che fosse considerato a tutti gli effetti, cioè, normale. Giustamente, Perché è una uomo e persona, donna, no, uomo e donna, certo. uomo e donna, perché disabile, la categoria disabile non esiste, l'uomo e donna, anche il disabile esiste, uomo e donna. Alfonso, io mi auguro che tu veramente riesca ad avvicinarti in pieno al mondo della disabilità con tutte le tue idee e la tua passione, perché comunque tu sei un uomo di passione, sei un uomo vero. Lo precisiamo, un uomo del popolo che fai del bene. Quindi io mi auguro veramente che le tue intenzioni, i tuoi sentimenti arrivino nel cuore di tutti. Sì, grazie, grazie Piacere, Giovanna, Alfonso. grazie.